È il primo ed unico giocatore russo nella storia dell'Inter e nel 1992, quando arriva a Milano per 17 miliardi di lire, è anche il giocatore più costoso della Serie A fino a quel momento. Bastano questi due dati, oltre ad un trofeo europeo in bacheca, a rendere Igor Shalimov un calciatore che resta senza dubbio nella storia nerazzurra, grazie anche alla sua costanza applicata al calcio e ad una rara universalità in campo che lo ha trasformato in un vero jolly della mediana. Dallo Spartak Mosca finisce a Foggia ed esplode con Zeman, salta una sola partita in campionato e segna 9 volte. Una stagione da incorniciare che vale la chiamata dell'Inter di Pellegrini ed un contratto molto più ricco grazie all'abile regia del procuratore Rezo Schonelizze. All'ingrato compito di sostituire Matteus, un ruolo che dovrebbe condividere con l'altro neo arrivato Sammer, ma visto che come Lothar non ce ne sono, Shalimov si impone rapidamente per quello che è. Tempi di gioco, passaggi, inserimento e senso della posizione. Bagnoli lo propone anche in fascia. Lui preferisce il cerchio di centrocampo, territorio che si addice maggiormente alle sue geometrie. Non perde il vizio del gol nemmeno con la casacca nerazzurra, dove conferma le 9 reti della stagione precedente, siglando una doppietta a Foggia nel suo vecchio stadio e infilando Peruzzi sia a San Siro che a Torino con un delizioso pallonetto. La seconda annata all'Inter coincide con la vittoria in Coppa UEFA, dove Shalimov torna ad esaltarsi, a differenza di un rendimento in campionato più balbettante. Un po' come Bergkamp, si accende nelle notti d'Europa e firma 2 reti, una delle quali nell'impresa di Dortmund. Dopo 2 anni di Inter viene mandato in prestito al Duisburg ed in seguito a Lugano. L'ironia della sorte mette subito Shalimov davanti all'Inter al primo turno di Coppa UEFA, dove si materializza una delle eliminazioni più deludenti della storia nerazzurra. Torna in Italia, gioca a Udine, Bologna e Napoli. Qui viene squalificato nel 1999 per una positività al nandrolone, episodio che sancisce la fine della sua carriera, fra polemiche e risentimento per la vicenda doping. Lo zar di Foggia ed il primo russo a Milano, sfuggito dal lavoro in fabbrica come il padre e da una Unione Sovietica al collasso, il giocatore più corretto del campionato 91-92, con tanto di premio senza nemmeno un'ammonizione, il primo faro dell'Inter di Bagnoli.